Il 29 maggio 1985, la tragedia dello stadio Isel, 39 morti, 32 gli italiani e centinaia i feriti. È di questo che parla in questo monologo, che è uno spettacolo teatrale, in realtà il libro di Walter Veltroni. Al di là del titolo che abbiamo già detto, è una frase riferita da Michel Platini che giustificò in questo modo la scesa in campo. Io vorrei parlare dell'occhiello di questo libro, Isel l'ultima partita. L'ultima partita perché dopo non è stato più come prima, l'ultima partita perché amiamo spesso dire non succederà mai più e poi pochi mesi dopo è successo nuovamente, qualche anno dopo è successo nuovamente con i tifosi del Liverpool schiacciati nel loro stadio, 95 se ricordo bene, i morti. Perché è Isel l'ultima partita? Ma perché un po' il calcio quella sera, diciamo, nella sua dimensione di innocenza è finito. La cosa orripilante di quella sera di tanti anni fa è il fatto che la violenza si sia fatta strada nell'unico luogo dove proprio non era immaginabile incontrarla. Per il calcio si usa un verbo che è il verbo giocare, si gioca al calcio. E dove c'è il gioco non ci può essere il sangue. E invece quella notte è stata la notte degli orrori, perché è arrivata la violenza, e una violenza orribile, di cui solo la memoria ci dà contezza. La memoria di oggi, non la memoria di allora, perché allora, quella sera, tutto venne ripreso da delle telecamere fisse, che erano dalla parte della tribuna d'onore, e noi non abbiamo visto quella sera quello che è accaduto. Io l'ho rivisto dopo in tante occasioni e poi naturalmente per scrivere questo testo. 39 morti e 600 feriti, bilancio di una guerra, di un'azione di guerra. Sono morti in un modo assolutamente spaventoso, perché per dare un'idea a chi insomma non abbia memoria o per ragioni generazionali o perché non l'ha vissuto. Era la finale della Coppa di Campioni, giocavano Juventus e Liverpool, era una finale particolarmente attesa per la Juventus perché non aveva mai vinto questa Coppa e sperava di vincerla. Si svolge nello stadio di Bruxelles, in uno stadio, l'Isel, che è uno stadio fatiscente, del tutto inadeguato a ospitare un evento sportivo di questa natura, in una città del tutto inadeguata in quel momento ad ospitare un evento di questa natura. Vengono fatti entrare i tifosi del Liverpool, notoriamente dei tifosi pericolosi, allora erano i famosi hooligans, nella curva Z, che viene divisa a metà, da una parte tifosi del Liverpool, dall'altra, secondo i geniali organizzatori di quella serata, ci dovevano essere dei tifosi belgi, se non che i tifosi belgi avevano venduto come bagarini i biglietti alle agenzie italiane, che a loro volta le avevano venduto ai tifosi, ma non i tifosi organizzati, non quelli che si vedono allo stadio essere una specie di falange, diciamo, abituata e pronta a eventi di questo tipo, no, le famiglie, chi aveva preso la maturità o stava per prendere la maturità e andava lì, chi aveva fatto un esame all'università, uno che festeggiava, famiglie, erano andate lì alla curva Z, insomma, sereni, per vedere una partita di calcio. Nell'attesa di questa partita, mentre si stava svolgendo una partita di calcio di bambini, per ingannare l'attesa, i tifosi del Liverpool, ubriachi all'ultimo stadio, con in mano delle spranghe e delle bottiglie rotte e dei coltelli, cominciano a... Questa è la cosa che mi hanno raccontato i testimoni, i sopravvissuti. La prima sensazione che hanno avuto è di essere guardati. Cioè, non lo sguardo che si dà, ma quello sguardo fisso di chi ha un obiettivo. Hanno cominciato a fare delle cariche, a separare le due tifoserie, c'era una rete da pollaio
con quattro poliziotti, quattro, ma non quattro, quattro, quattro di numero. E hanno cominciato a fare le cariche, i poliziotti sono scappati, loro hanno sfondato questa rete a pollaio in un secondo e hanno conquistato il territorio dei tifosi juventini, i quali, essendo per appunto tifosi e non professionisti del tifo, hanno cominciato a spostarsi per sfuggire a questa aggressione e si sono spostati, da sinistra veniva l'aggressione degli hooligans, loro si sono spostati verso destra, ma a destra c'era un muro e davanti c'era una recinzione, un muro che separava dal terreno di gioco. Per cui quelli attaccavano e i tifosi si spostavano finché si sono uccisi calpestandosi, finché non è crollato il muro per la pressione della gente. La grande maggioranza dei morti è stata per asfissia, uno sopra l'altro. Molti sono stati uccisi ovviamente dalla violenza degli hooligans, ma gli altri dall'effetto indiretto. E se si vedono le foto si ha la misura di questi corpi lividiti, di questi... Insomma, è una cosa che a chiunque entra nello stadio per far violenza bisognerebbe, come nell'Arancia Meccanica, sbarrare gli occhi e fargli vedere le immagini di quella sera. E un'immagine in particolare è quella di un bambino che si chiamava Andrea Casula, era un bambino sardo, aveva 10 anni, un bambino che era andato allo stadio col padre e che a un certo punto rimase a terra in evidente crisi respiratoria. E un ragazzo di Arezzo che si chiamava Roberto Lorentini e che era lì con suo padre, Otello Lorentini, io sono andato, la prima lettura di questo testo l'ho fatta ad Arezzo dove c'era Otello Lorentini, che è il presidente dell'associazione dei familiari, che era appunto andato lì con suo figlio Roberto e suo nipote. Roberto vede questo bambino a terra che non riusciva a respirare, lui era medico, si getta su di lui, gli fa la respirazione bocca a bocca, gli hooligans vedono questa scena e li travolgono tutte e due, li uccidono tutte e due. Stiamo parlando di una partita di calcio. È successo in uno stadio per una partita di calcio. Ecco perché l'ultima partita. L'ultima partita perché è la prima volta che in quelle dimensioni in uno stadio entrava una violenza senza ragione. Abbiamo accennato prima al fatto di come è nato questo libro. Come mai la scelta di fare un monologo di questa persona che 25 anni dopo, sul balcone, ripensa all'unica bugia detta alla sua donna e ricorda appunto questi momenti? Perché la scelta di un monologo per raccontare questa storia? La ragione è semplice. È un'opera su commissione, come si faceva un tempo. Mi ha chiamato il direttore di questo festival, che era dedicato alla follia, e mi ha chiesto se avevo voglia di scrivere un monologo da mettere in scena, come è andato l'8 luglio a Ravello, con della musica scritta appositamente, sulla Iselle. Io non avevo mai scritto nella forma di un monologo, ho scritto racconti, ho scritto romanzi, ma non avevo mai scritto nella forma di un monologo. E questo mi incuriosiva, non sapevo se sarei stato capace, perché è una forma di scrittura del tutto diversa da quella di un romanzo. Un monologo, soprattutto un monologo che ha una destinazione musicale o teatrale, deve avere una sua musicalità interiore, deve essere scritto in modo tale che la lettura suoni come musica a chi lo legge. E ho cominciato, devo dire, si parva licet, diciamo così, ho preso ispirazione come modello anche proprio di strutturazione del testo da un testo che per me fu molto importante, che era un testo di Hans Magnus Enzensberger, che si chiamava La fine del Titanic, e che è scritto anche quello come un monologo. Quindi la struttura è la stessa, naturalmente la qualità è diversa, come ovvio, e io ho scelto di ambientarlo in un contesto particolare, cioè il monologo si apre, siamo in Sicilia, 10 anni dopo la strage dell'Aiselle. Un uomo in un albergo in Sicilia sta con sua moglie, hanno fatto l'amore, la moglie dorme, lui è sveglio, c'è il mare sotto questa finestra d'albergo, silenzio, un vento che agita un po' le tende,
E lui comincia a raccontare a questa donna che dorme quello che non le aveva mai raccontato, cioè di essere stato all'Aisel. È una storia vera, nel senso che c'è una donna che è stata allo stadio Aisel e che poi non l'ha mai raccontato ai suoi familiari, perché la paura e il dolore sono una bruttissima bestia e spesso il modo migliore di convivere con un dolore vissuto è quello di non raccontarlo. Io ho conosciuto persone che sono tornate dai campi di sterminio e che non hanno mai avuto la forza di parlarne. C'erano a Roma un uomo e una donna, i coniugi di Porto, deportati il 16 ottobre del 1943 dal ghetto di Roma, marito e moglie, tra di loro non hanno mai parlato del campo di sterminio dove insieme erano stati. Per cui mi sono immaginato questo, un momento di estasi, appunto, una donna, l'amore, eccetera, eccetera, e il racconto che irrompe violentemente, diciamo così, di questa follia. E quindi, perché? Perché quella notte, appunto, è stata la notte degli opposti. Il sangue dove doveva esserci la festa, l'orrore dove doveva esserci la gioia, e quindi il modo migliore per raccontarlo era introdurre questa follia dentro uno scenario di vita persino sensuale come è quello dal quale parte questo racconto. Quando succedono dei fatti epocali, delle tragedie, le grandi tragedie, subito uno non se ne rende conto di quello che sta facendo in quel momento, ma lo metabolizza e se ne rende conto in anni successivi. Pensa, io quella sera, quel giorno stavo facendo questo. Lei quella sera dov'era? Davanti alla televisione con degli amici, come al solito, eravamo quelli che si riunivano sempre per vedere insieme le partite importanti, come succede in tutte le case degli italiani. Però quel collegamento non partiva. E ci si chiedeva perché non partisse. Poi a un certo punto cominciò, io l'altro giorno ho presentato a Grado il libro e c'era Bruno Pizzul che fece quella telecronaca spaventosa e io penso che lui abbia fatto una gigantesca telecronaca, nel senso che lui era da solo, non come adesso che vanno 25 inviati per una partita dei dilettanti, era da solo e giornalista sportivo si trovò a commentare uno dei più orripilanti fatti di cronaca e riuscì a evitare di mettere nel panico mezzo paese, perché noi dobbiamo pensare a tutte le famiglie di tutti quelli che erano allo stadio Aisel e che stavano davanti alla televisione e si domandavano dove fossero i loro parenti o i loro amici. Lui riuscì a dare solo le notizie ufficiali e poi alla fine disse quella frase che io ho riportato nel libro, una notizia rabbrividente, 36 morti, allora erano 36, e per una partita di calcio. E quindi io ero lì e ho vissuto con l'orrore. Appena è cominciata la partita, io che l'avevo aspettata da tifoso juventino, quella partita come insomma, quelle cose che si desiderano, quelle stupide cose che, per le quali poi uno gioisce, non è che è merito tuo se vincono quelli che stanno in campo, però insomma, è un gioco per l'appunto, è la parte ludica di ciascuno di noi. Però quando è cominciata la partita io non riuscivo a vederla, della partita non mi ricordo nulla. Detto questo però, io lì per lì pensai, ma come fanno a giocare? No, come si fa a giocare? Ci sono 39 morti, c'è il sangue sul campo. Però poi invece mi sono reso conto che non potevano non giocare, perché se non avessero giocato ci sarebbero state centinaia di morti, perché la polizia belga non era assolutamente in grado di evacuare quello stadio. Voi pensate che i poliziotti belgi avevano i walkie-talkie scarichi, non riuscivano a comunicare tra di loro, tra i diversi settori. E per darvi un'idea anche dell'umanità, mi hanno raccontato i familiari delle vittime che hanno ricevuto le fatture delle ambulanze che trasportavano i corpi dei loro cari. E se Scirea, che andò al microfono e disse giochiamo la partita, avesse invece detto il contrario, quella sera sarebbe successo via di Dio, ancora di più di quanto non sia successo. Però detto questo, quindi detto che era non giusto o sbagliato, ma era inevitabile giocare la partita, quella non era più una partita di calcio. Infatti non c'è un tifoso juventino che non pensi che la prima Coppa dei Campioni è stata vinta allo Stadio Olimpico contro l'Ajax 10 anni dopo. Io me lo ricordo perché era poco dopo che ero diventato vicepresidente del Consiglio, era credo 2 giorni dopo, ero in preda ad una spaventevole colica renale,
però ero lì, come fa un tifoso militante, diciamo così, e quella sì me la ricordo come la prima Coppa dei Campioni. Si dice spesso che la storia è maestra di vita. L'Eisel ci ha insegnato qualcosa? No, no. E io in fondo ho scritto questa cosa proprio per questo, perché essendo innamorato del calcio faccio fatica a vedere quegli stadi deserti, i bambini che non vanno più allo stadio. Io mi ricordo da bambino che cosa era il momento in cui si entrava allo stadio. Ora si fa fatica a spiegare, ogni tanto con le figlie cerco di spiegare loro che cos'era la nostra vita da ragazzi. Noi, e parlo di una generazione che non è quella dell'anteguerra, diciamo così, per noi la domenica era una sofferenza, perché quelli veramente appassionati di calcio avevano due scelte: o alle 3.45 si mettevano a sentire tutto il calcio minuto per minuto, che dava il secondo tempo delle partite, quindi tu stavi per tre quarti d'ora in attesa boccheggiante di sapere il risultato, oppure quelli come me che erano iper appassionati di calcio si praticamente chiudevano dentro casa, perché poteva arrivare qualcuno che faceva un sorriso, poteva esserci quello della casa vicino che esultava. Quindi stavi col cuscino sulla testa praticamente fino alle ore 19, ora nella quale andava in onda in bianco e nero il secondo tempo di una partita di calcio che per me una sovranità tipo, non so, Buddha, decideva in un segreto antro nel quale, scegliendo tra le varie partite, diceva questa qui, e quasi mai era quella della tua squadra del cuore. Quando, vedendo le partite in bianco e nero, si andava allo stadio, io mi ricordo fisicamente quando salivo le scalette, arrivavo in cima a queste scalette e vedevo quel prato verde e quel delirio di colori sugli spalti. La sensazione di assoluta felicità che mi dava quella visione è una cosa che poi nella vita si è ripetuta poche volte. E ora gli stadi, i bambini non ci vanno quasi più. Non ci vanno più le famiglie, ci vanno i professionisti, i quali continuano a usare il punteruolo, a mettere gli striscioni con la croce uncinata, a fischiare i giocatori neri, a picchiarsi fuori dallo stadio. Ormai l'organizzazione delle partite, io ho visto per Roma-Inter, che era una partita importante, a Roma sembrava ci fosse il vertice della NATO. Tutto bloccato, gli stadi è diventato un bunker. Per andare allo stadio devi avere la tessera del tifoso, devi passare il tornello, devi mostrare l'analisi del sangue. Una cosa che alla fine fa sì che la gente non ci va più allo stadio e si vedono queste partite in Serie A che si svolgono con 5.000 spettatori. E quei 5.000 riescono a fare a pugni, a cazzotti, a uccidersi, perché poi dopo la Eisel ci si è uccisi negli stadi italiani, caso di Genova. Un ragazzo durante, credo, Genoa-Milan, un ragazzo fu ucciso. E tanti altri episodi. Cosa hanno fatto gli inglesi dopo? Questo è interessante perché questo è il racconto della differenza tra gli anglosassoni e noi. Gli inglesi dopo la Eisel e dopo Hillsborough, perché poco dopo la Eisel, guardate la storia è bestiale, poco dopo la Eisel muoiono nello stadio di Hillsborough, comincia con l'H anche quello stadio, ci sono 96 morti, tutti i tifosi del Liverpool, che muoiono perché, non per un fatto di violenza, ma perché l'organizzazione dello stadio era inadeguata, qualcuno ha aperto una porta sbagliata, si è falso panico, cercavano di entrare in campo, la polizia li caricava perché pensava che volessero, insomma, 96 morti, bambini. Da quel momento, tra la Eisel e Hillsborough, gli inglesi decidono di fare due cose. Prima cosa, di togliere le piste di atletica e le separazioni tra i tifosi e i giocatori. Uno dice, come? Quelli sono violenti e tu li avvicini ai giocatori? Sì. Io ti avvicino ai giocatori, ti faccio vedere la partita nel modo migliore possibile. Quando un giocatore inglese in Premier League segna un gol, va sulla balaustra e viene abbracciato, fisicamente abbracciato dai tifosi. In Italia tra la porta e i tifosi ci sono Filo Spinato, Coccodrilli, di tutto. E la partita, chi sta in curva non la vede. Però, a fronte di questo,
hanno messo delle celle negli stadi. Se tu fai casino in uno stadio, ti prendono, ti sbattono là dentro, ti processano per direttissima e ti danno 2 anni, 3 anni di galera. Che fai? Da noi, se fai casino in uno stadio fuori, ti danno l'interdizione di andare allo stadio per 4 partite e te la vedi in televisione. La cultura anglosassone è fondata su questo doppio principio. Primo principio, fiducia e responsabilità dei cittadini. Io Stato ho fiducia nel fatto che i cittadini si comportino bene e quindi li avvicino ai giocatori. Seconda cosa, se tu tradisci questa fiducia, io ti punisco duramente, perché punendo te svolgo una funzione educativa. È un fatto che da allora negli stadi inglesi non è mai più successo nulla. Quando poi i tifosi inglesi vanno all'estero è un'altra storia, perché siccome sanno che possono fare quello che gli pare e non gli succede niente, spesso fanno, anche se adesso meno di prima, fanno quello che avevano fatto in altri momenti. Da noi appunto si rende tutto, guardate, anche, è veramente una metafora, da noi si rende tutto più difficile. Siccome non ci si fida del cittadino, lo si perquisisce, il tornello, la tessera, dopodiché quelli hanno trovato un custode dello stadio che per 1.000 euro al mese gli tiene dentro i razzi, i petardi e i coltelli e poi non succede nulla. Ecco, la mia impressione è che la vicenda dell'Aizel abbia insegnato ben poco e diciamo in questo come in altri campi io sono dell'idea che forse in Italia sarebbe matura una svolta da cultura anglosassone piuttosto che dalla nostra idea di arrangiarsi che poi alla fine tanto non succede nulla, perché poi purtroppo invece le cose succedono. Devo dire che anche a Modena abbiamo i tornelli, i controlli, però abbiamo uno stadio che è un piccolo gioiellino. Quando verrà la Juventus, so sicuramente l'assessore la inviterà se vuole venire a vedere la partita, così vede anche in questo caso tolto il campo d'atletica. A proposito delle partite, adesso addirittura vanno negli spogliatoi con le telecamere, si vede di tutto. Quindi... Beh, adesso abbiamo visto i campionati del mondo in Africa, sono stati dal punto di vista dello spettacolo. Prima, fatemelo dire da africano di acquisizione, è stato un trionfo, perché se voi ci pensate, quando furono assegnati i mondiali calcio all'Africa tutti avevano detto ma no, ma come si fa, non sono disorganizzati, sono violenti. Fatto sta che gli africani hanno, mentre noi stiamo ancora costruendo gli stadi del 90, dei mondiali del 90, gli africani con le loro risorse professionali eccetera hanno consegnato gli stadi e tutto quanto in tempo giusto. La cosa più bella per chi conosce un po' l'Africa è un continente di persone meravigliose, soprattutto l'Africa subsahariana, che per me è la vera Africa. E loro hanno col tempo un rapporto molto diverso dal nostro. Loro dicono pole pole, cioè piano piano, andiamo di corsa, insomma, piano piano. E hanno un proverbio che ho usato milioni di volte, che per me è... loro guardano come viviamo noi, che corriamo dappertutto, facciamo 100 cose, siamo sempre affrettati, abbiamo tutto per guadagnare tempo, la lavatrice, la lavastoviglie, i cellulari, il telefonino, tutto per guadagnare tempo. Loro non hanno nulla di tutto questo, guardano come viviamo noi e dicono, hanno coniato un proverbio che dice: voi avete l'orologio, noi abbiamo il tempo, che è esattamente, cioè voi lo contate, noi ce lo viviamo. Allora la cosa bella è che quando c'è stata la cerimonia inaugurale era alle ore 14. Tutte le televisioni del mondo si sono collegate alle 14 e lo stadio era completamente vuoto. Perché agli africani, se gli dici alle 14 perché comincia la partita di calcio, va bene. Ma se tu gli dici alle 14 perché c'è la cerimonia inaugurale, vabbè, dire 14 è un'indicazione generica. Tant'è vero che poi, ripresa dall'alto, erano tutti fuori che cantavano e ballavano, perché se c'è una cosa che gli africani non gli puoi impedire di fare è cantare e ballare. Soprattutto, non so se avete, c'erano delle immagini bellissime degli allenamenti delle squadre di calcio, italiana, tedesca, eccetera, ed era pieno di africani che cantavano e ballavano, che erano tifosi per quella sera, perché vogliono, si divertono a vivere, nonostante abbiano mille un motivo molto più di noi per essere arrabbiati col mondo. Però hanno dato una prova di organizzazione. Fatti di violenza, sì, hanno rubato, ma insomma quello che succede in qualsiasi posto del mondo. Nessun fatto di violenza.
Avete visto i tifosi? Il Sudafrica è uscito al primo turno e si sono abbracciati con i tifosi della squadra avversaria. Il presidente Mandela ha ricevuto, che è stato protagonista di una cosa shakespeariana, perché Mandela, che peraltro sta poco bene, doveva inaugurare i campionati del mondo di calcio. E non l'ha fatto perché la sera prima è morta la sua nipote, che è morta tornando dal concerto, diciamo inaugurale, quello fatto la sera prima dei mondiali, quei mondiali che Mandela aveva portato in Sudafrica. Cioè, una cosa veramente di quelle da come la vita di quest'uomo meraviglioso. Comunque Mandela ha ricevuto la squadra del Ghana e tutta l'Africa ha fatto il tifo per il Ghana. Voi vi immaginate tutta l'Europa che fa il tifo per la Francia? Loro hanno un senso della identità africana, che è anche il senso del riscatto, che è una cosa assolutamente meravigliosa, e hanno dato una prova fantastica. Poi la televisione ha fatto il suo, ha raccontato come sa fare, oggi come sa fare, naturalmente anche con un elemento di come posso dire, ormai siamo a livelli tecnologici per cui quell'azione tu la vedi 18 volte, da 18, poi dice l'arbitro, ho capito, l'arbitro ha sbagliato, sì, l'arbitro ha sbagliato, però un tempo gli arbitri sbagliavano, ma non c'erano 18 telecamere che glielo facevano notare. Si può dire, bisogna mettere, io sono d'accordo, le tecnologie nel calcio, soprattutto i sensori, quelle cose lì, però insomma anche mantenere un minimo di quella natura di gioco che il calcio ha. A proposito di emozioni, in questi mondiali c'è stata anche un'altra grande emozione, che è stata la partita finale, quando è arrivato Nelson Mandela per la partita finale, che si è materializzato all'interno di questo stadio e ha dato la dimostrazione che comunque il calcio può ancora dare forti emozioni se lo si vive come uno sport e non come una lotta tra bande, tra bande rivali che si devono scontrare assolutamente per conquistare il territorio, che in questo caso è un pallone e una rete. Sì, beh, insomma, quello è stato un momento molto bello, però vedi, prendiamo un attimo il sud, perché uno non si spiega come mai Nelson Mandela è applaudito da tutti, dai bianchi e dai neri. Nelson Mandela è stato in carcere decine di anni, ma questo te lo spieghi solo di fronte alla grandezza, e ci dovremmo riflettere, di un popolo che è stato capace di uscire dall'apartheid non con una guerra civile. Il ministro degli esteri del primo governo presieduto da Mandela si chiamava Botha, e Botha è il nome del più terribile persecutore dei neri, l'uomo che ha gestito l'apartheid in modo più violento. Io ho avuto modo di andare nella sede del Palazzo Presidenziale in Sudafrica, mentre tu sei nell'anticamera per arrivare nella stanza del Presidente, vedi affissi alle pareti le foto di tutti i presidenti, compresi quelli che hanno praticato l'apartheid. E Mandela è stato l'uomo che, uscito dal carcere, quindi avrebbe potuto prendere tutte le vendette e scaricare tutto l'odio possibile, ha saputo riunificare un paese, e oggi lui è il leader. Madiba è il leader dei bianchi e dei neri di Africa, e il film di Clint Eastwood, Invictus, che racconta come i giocatori di rugby, prevalentemente afrikaner, amassero il presidente Mandela, ed eravamo, diciamo, in un tempo molto vicino alla sua segregazione, è la testimonianza di una grandezza storica di cui Nelson Mandela porta un merito assoluto. E il Sudafrica è un paese, come tanti altri paesi africani, che è uscito dalla tragedia del colonialismo, dell'apartheid o della guerra, e che sta ritrovando a fatica un equilibrio. Lei, quando parlava degli episodi di violenza, ne ha dimenticato uno, però, una violenza contro tutti i telespettatori che erano le vuvuzela. Quello è stato forse una delle più grandi violenze che si potevano fare. Che, tra l'altro, la cosa strana che si domandavano in molti, visto che quando inquadravano le curve, le gradinate, eccetera, nessuno ce l'aveva in bocca la vuvuzela. La domanda era come se la stavano suonando, ma questo è un esercizio di stile che possiamo discuterne in seguito. Non le dispiace se non parliamo di politica, se continuiamo su questo? No, non è che non mi dispiace, proprio non ne parliamo. Allora, visto che lei fa parte di 60 milioni di tecnici di CT, allora, gli errori che abbiamo fatto in questo mondiale? No, guarda, io rovescio. Marcello Lippi ha fatto un miracolo 4 anni fa, non è che ha fatto gli errori adesso. Il livello del calcio italiano è quello che abbiamo visto lì.
Non è che 4 anni fa fece un miracolo. Noi sono anni che non vinciamo una Coppa dei Campioni, abbiamo vinto con l'Inter, ma non c'è un giocatore italiano nell'Inter. Sono anni che non vinciamo la Coppa dei Campioni, sono anni che non vinciamo un campionato europeo di calcio. Abbiamo un'evidente crisi di talenti, perché adesso sì, si dice mancava Cassano, ma Cassano non è un ragazzo di 20 anni, poi Cassano ha fatto 2 campionati europei senza che questo abbia di per sé cambiato l'esito. La verità è che c'è una crisi del movimento calcistico italiano, perché non c'è un investimento sui vivai, perché i ragazzi diventano... Anche qui è come il paese. Noi abbiamo visto giocatori tedeschi e spagnoli di 20 anni che giocano in nazionale. Se giocano in nazionale vuol dire che a 19 giocavano, a 18 giocavano in prima squadra nel Real Madrid o nell'Amburgo. Da noi un ragazzo di 18 anni o di 20 anni o è Pelé o non arriva in prima squadra. Da noi preferiscono far giocare, lo dico per la mia Juve quest'anno, che era uno spettacolo, non si poteva guardare, ma pur di non mettere in campo i giocatori della squadra primavera che aveva vinto il torneo di Viareggio, in cui ci sono dei talenti che se giocassero potrebbero diventare dei talenti ancora più grossi, continuava a far giocare gente che evidentemente non ne aveva più, ma non aveva neanche più voglia, perché Camoranesi non aveva più voglia di giocare, si capiva lontano 1 chilometro. Adesso dico Camoranesi per dirne uno, ne potrei dire altri. Se avessero messo, che ne so, da Marrone a Immobile, adesso non voglio ostentare la mia smisurata cultura calcistica che arriva fino alla formazione della squadra primavera della Juventus, ma se avesse messo, diciamo, ma questo vale per tutte le squadre, se mettessero, è come nel paese, no? Questo è un paese, non è un paese per giovani, paese per a tutti i livelli, adesso non fatemi fare riferimenti impropri, diciamo, in questa sede, ma insomma, è così, no? È un paese che non ha voglia di rischiare, perché se sì, non si punta sui giovani non si rischia. Ma è un paese che non ha voglia di progetti, è un paese in cui si deve tutto consumare rapidamente, è un paese in cui devi vincere, adesso parliamo dello sport, devi vincere subito. Tu prende il Barcellona è un grande progetto. Guardiola è un allenatore giovane messo in una squadra che è fatta per larga parte di giocatori che vengono dal vivaio, dalla cantera, come si chiama l'organizzazione delle squadre giovanili del Barcellona. E anche nei momenti migliori del calcio italiano ci sono stati grandi progetti. Il Milan, lo dico per renderti omaggio, lui è milanista, nessuno a parte perfetto, il presidente, diciamo. Questo lo dici tu, non mi permetterei mai. Lo aggiungo io, principale esponente della squadra avversaria, diciamo. Che non si può nominare. Il Milan di Sacchi era un grande progetto. La Juventus di Platini, di Tardelli, di Cabrini, di Scirea, perché adesso si ricorda Platini, ma Tardelli giocava nell'Atalanta, Cabrini giocava nell'Atalanta, Scirea giocava nell'Atalanta, Fanna giocava nell'Atalanta, Gentile giocava nel Varese. Cioè non è che li hanno presi da Real Madrid. Boniperti, che di calcio ne capiva, li andava a pescare come i Magnifici 7 1-1 e fece una squadra fantastica, affidata ad un allenatore, Trapattoni, allora di 34 anni, alla prima esperienza di allenatore. Cioè, bisogna avere coraggio, e questo è il problema di questo paese in tutto, il paese che ha paura, è sempre, e poi ha fretta e paura e alla fine tutto rimane fermo, come è in tutti i campi della vita pubblica di questo paese. Sempre parlando di sport, ma come ne usciamo da questo cul-de-sac, se ne usciamo? Parliamo di sport, no? Sempre di sport. Okay. Poi, voglio dire... Si gira pagina ogni tanto, parliamo di sport, si gira pagina e si decide di diventare grandi, di considerarsi un paese adulto, maturo, di smetterla di credere alle lucciole, alle fanfaluche, alle prese in giro, e parliamo di sport e si incomincia a impostare un lavoro serio, progettuale, cioè si comincia a immaginare il proprio paese nei prossimi 5 o 10 anni. Adesso non parliamo più di sport, ma non parliamo neanche d'Italia. Barack Obama dice è sceso nei sondaggi, sarà pure sceso nei sondaggi, però Barack Obama in 1 anno e mezzo ha fatto la riforma sanitaria e ha dato a 27 milioni di persone la tutela sanitaria che non avevano. Ha fatto la riforma di Wall Street e ha messo le banche sotto un controllo per cui non potranno rifare i guai che hanno fatto. Ha firmato l'accordo per ridurre del 25% gli armamenti nucleari. Dice è sceso di consenso. E vabbè, sarà sceso di consenso. Non è il consenso dei sondaggi che dice che uno sta facendo bene o male.
perché si può fare quello che l'opinione pubblica vuole e fare del male al proprio paese. Non faccio riferimenti a fatti o persone realmente esistenti. Obama sta facendo un'altra cosa, sta investendo sul futuro del suo paese. Potrà incontrare una fase di... e poi risalirà. D'altra parte, se quando Kennedy decise le prime leggi contro il razzismo avesse fatto un sondaggio, sarebbe andato sottoterra, perché tutti gli stati del sud erano contro. Però aveva ragione lui. Piuttosto che una legge sulle intercettazioni, varrebbe la pena fare una legge sui sondaggi. Eliminiamo i sondaggi e non facciamo passare le sue intercettazioni, si potrebbe anche modificare questo. Ma guarda, questo. Gli uomini politici che vivono con in mano i sondaggi confondono, di qualsiasi parte siano, confondono i cittadini con il pubblico, cioè pensano che i cittadini siano l'audience della televisione. E invece i cittadini sono cittadini e devono essere rispettati come tali e bisogna con loro avere un rapporto dialettico. Se tu dici a un cittadino: vogliamo cacciare tutti gli immigrati? Magari la maggioranza ti dice di sì, ma primo non si può fare, tant'è vero che nessuno lo fa, secondo non è giusto farlo e la grandezza della politica sta esattamente nella sua sovranità. Ma adesso parliamo di politica, ma vale per la televisione. Se tu la televisione la fai con i dati dell'audience in mano, farai tutte Isole dei Famosi. Poi però magari scopri che fai su Rai 3 Saviano che parla di Gomorra e fai 5 milioni di ascolto. Il che vuol dire che se tu alzi la qualità dell'offerta, si alza anche la qualità della domanda. Se tu abbassi l'offerta, si abbassa anche la domanda. Stiamo parlando di sport, se cacciamo tutti gli immigrati, l'Inter ha qualche problema a fare la formazione. Sì, non perché... Ce l'ha l'Inter, ma ce l'hanno anche i ristoranti, le pizzerie, gran parte delle fabbriche del nostro paese, nelle quali gli immigrati fanno lavori che gli italiani non vogliono più fare. Dopodiché, naturalmente, prego, gli immigrati devono rispettare le nostre regole, ma questo vale non solo per gli immigrati, vale per tutti. Questo è uno strano Stato che pretende dagli immigrati il rispetto prussiano di regole, indicando però al resto del paese l'idea che ognuno può fare come gli pare. Abbiamo ancora una manciata di minuti perché tu devi essere intorno alle 9 a Forlì, quindi mi dicono che c'è anche traffico in autostrada, quindi l'ultima domanda per lasciarti anche il tempo di firmare qualche copia. Sì, del... No, magari faccio un'altra cosa poi. Del tuo libro. Io ti faccio l'ultima domanda e poi ti lascio per il brano. Sempre di sport parliamo. Credi che sia più difficile rilanciare la Juventus o il PD? Fondare, vedi tu quale vuoi usare... Questa te la sei studiata proprio, l'hai messa alla fine? Non a caso sono 2 mesi che abbiamo questo contatto e per 2 mesi ho pensato a questo. Non posso che sperare nel rilancio di tutte e due. E quindi? Quindi spero nel rilancio di tutte e due. Non sono né il presidente della Juventus né il segretario del PD, quindi non posso che sperare e tifare perché se ritorni ai risultati migliori, allora visto che me l'hai chiesto, se ritorni ai risultati migliori della Juventus e del PD. Comunque, visto che c'è il bipolarismo, nei primi due si arriva sempre. E non è mai detto, sai? Allora, se voi siete d'accordo, io vi leggo, per farvi capire un po' com'è questo testo, vi leggo una parte. Quando inizia la partita, adesso appunto quest'uomo sta raccontando a sua moglie questa storia. Dice: sul campo giocano dei bambini, una partita programmata per ingannare l'attesa. Sembra un film di Chaplin o di Fellini. Qui l'inferno, lì creature che afferrano un sogno, giocare in uno stadio con delle magliette vere e dei veri spettatori. Quel biondino che fa la finta davvero centravanti non avrà dormito stanotte. Il portierino che si sistema ogni minuto i guanti si starà chiedendo se suo padre è contento di lui. Il fratellino in tribuna lo guarderà con apprensione e invidia. Ma ora anche il piccolo terzino destro si ferma e si gira. Guarda con i suoi occhi da latte degli uomini che potrebbero essere suo padre. Hanno il torso nudo, le mani piene. Odiano come lui non ha mai visto odiare. Fanno paura come un incubo per la febbre. Ma che fanno ora? Sono arrivati alla rete, io mi appello a quel fil di ferro, spero che resista, che la sua anima non si spezzi come sta facendo la mia, presa a martellate dalla paura. Alla rete, sono venuto fin qui per vedere un pallone rotolare in una rete, e ora, invece di darmi gioia, mi deve salvare la vita. La rete, un telaio di relazioni tra unità diverse, la rete in cui tutto si tiene, in cui una smagliatura in un punto compromette tutto, come la vita tra di noi. Dalla tua follia, uomo che urla, dipende la vita mia, di chi mi ama e mi aspetta a casa. Tu sei la smagliatura, io sono al mio posto, io faccio la rete, tu la distruggi.
Un uomo mi crolla accanto, qualcosa lo ha colpito, eccolo. Mancava solo lui, è arrivato, ospite inevitabile, è arrivato il sangue. La polizia non c'è più, la rete del pollaio è solo a difendersi, a difenderci. Sono aggrappati e la tirano con mille mani sudate. Mio Dio, arrivano. Scappiamo, ma dove? A destra c'è il muro. Davanti il campo protetto da transenne, reti, muri e insulsi poliziotti a cavallo. Assistono dalla tribuna d'onore a quel massacro di esseri umani. Dall'altra parte loro. Noi siamo come spettatori di un circo con le porte sbarrate, che vedono i leoni che sfondano la rete, il domatore che fugge ridendo, e hanno i bambini con le caramelle in mano, il vestito della festa e il nonno premuroso, e non erano preparati. Una sorpresa, un pacco regalo pieno di sangue. Noi abbiamo le sciarpe e i giornali della mattina, siamo bagnanti in un terremoto. E se noi fossimo l'anomalia? Nulla è più come dovrebbe essere, nemmeno una partita di calcio, qualcosa per cui si usa un verbo piccino, giocare. Non giocano loro, loro ci vogliono morti. Cosa faccio? Lo aiuto o guardo verso la rete per capire cosa accade? Quell'uomo col sangue che gli zampilla dalla tempia è già il mio senso di colpa. Lui o io? Lui, Cristo, lui. Lo alzo per spostarlo, sua figlia, una bambina, piange. I suoi amici raccolgono le sue cose. Lui si lamenta mentre lo stringo. Alzo la testa per cercare qualcuno, un medico, qualcuno, e vedo solo polvere e sento solo urla. Urlo anche io. È la cosa che mi piace meno fare. Aiuto. Come nei film, aiuto. E la bambina mi guarda come se io potessi cancellare tutto questo e tornare a prima, quando tutto era normale, prima che lei diventasse capofamiglia di un padre svenuto. La gente attorno a me ondeggia, sembra una nave come quella della copertina, senza neanche una scialuppa da calare in acqua, senza neanche un mare gelido in cui tuffarsi e provare a farcela. Consegno quell'uomo a qualcuno che sembra sapere cosa fare. La figlia si volta e mi fa un cenno con la testa, nulla di più. Si sentono solo rumori di colpi, pezzi di ferro che cadono come animali tirati dalla luna che comincia. Piove male dall'alto dei cieli. Hanno sfondato, ora ci ammazzano tutti. Come soldati indifesi in una trincea di Caporetto, siamo lì a vederli vincere. Sì, la nostra squadra ha già perso, siamo vittime e loro carnefici. A loro l'odore del sangue, a noi l'onore della storia. Ma non mi frega nulla dell'onore, mi fa paura questa gente che scappa, mi fa paura avere paura degli innocenti. Ci stiamo uccidendo tra di noi, ci calpestiamo, ci saliamo sopra l'un l'altro. Sento carne flaccida, ossa fragili sotto i piedi. Corriamo tutti verso destra, ma lì c'è il muro. E allora oscilliamo come un'immensa liana, un'onda triste di migliaia di persone che si sporgono e si gettano in avanti. Tutto, ma non i loro coltelli, tutto, ma non le loro bottiglie spezzate. Vedo un uomo con la gola aperta dalle punte metalliche della rete divelta. Vedo una donna picchiata con l'asta della bandiera. Vedo quell'uomo anziano che cade in ginocchio e un ragazzo spietato che lo colpisce con un mattone che tiene in mano. Vedo un uomo piegato, sta con la sua bocca su quella di un bambino con la sciarpa bianca e nera al collo. Sembra ignorare quello che accade intorno. Sembra un angelo che si considera invisibile e impenetrabile dagli altri. E invece gli altri lo vedono e siccome sono assassini e si nutrono di morte, lo travolgono, staccandolo dalla bocca di quella creatura, e ne uccidono due in una volta, come nella pubblicità. Faranno una tacca in più nell'asta della loro bandiera, ne rideranno al pub. In quel momento ho deciso di smettere di scappare. Mi sono piantato immobile in mezzo alle belve che correvano, immobile come fossi di ghiaccio, di pietra, marmo come il mio cuore. Mi sgusciavano intorno come bisce violente, cercavano i più lontani, volevano una strage per segnare che avevano conquistato lo spazio, avevano oltrepassato la frontiera, avevano umiliato i nemici. Quella massa di carne schiacciata. Uno di loro piscia su un corpo steso, un altro ruba una macchina fotografica e ride guardando nel mirino. Vi odio, sarete contenti. Walter Veltroni, ospite del nostro ultimo appuntamento. Assessore Marino, a suo nome prima l'ho invitato a vedere la Juventus allo Stadio Modena, che è un piccolo gioiellino. Grazie ancora per essere stato nostro ospite. Grazie a voi. E alla prossima. Grazie.